schiena di scena, come mi si prepara. Io fatto una polizia da me. Io vi invito a fare il lavoro una volta, ma bravo scrosciante, perché loro sono il motivo. Devo tradurre Roberto per farvi capire cosa dice. No, sono due ragazzi, due, sono dalla società della Rufon della Romania, con la sede a Bucarest. Anche l'anno scorso è stato Paolo Orneanu, il presidente di questa società, è stato qua. Ha fatto una relazione quest'anno, non so di che parlerà perché non so, però traduco ciò che dice. E lui è venuto con un suo collega, sono venuti con la macchina da Bucarest fino qua e vi devo dire che hanno la macchina attaccata Bucarest 112, il numero telefonico dell'emergenza, e UFO. Abbiamo visto che è 112, dice sì, perché può scendersi la targa e ha messo UFO. Dunque, chi vede un UFO urgentemente deve telefonare al 112. Ce l'ha davanti alla quercia in tutto. Scusa, dove dormiamo. Sì. E vanno via questa notte. Non c'è nessuno. No, sono piccoli prendono. Ho fatto più di 2000 km. E per la gente che sono giovani e si occupano intensamente degli UFO in Romania, sono anche loro abbastanza scettici in ciò che riguarda queste cose. Essendo giovani capiscono tanto anche di lavorare con computer, con tutti questi apparecchi che uno come me dice. Non so ancora cosa vi racconterà. Vi traduco ciò che dice. Partiamo. Mi metto così, che così posso anche vedere le immagini. Buongiorno. Buonasera. Ma sono contento di essere presente quest'anno qui accanto a voi. La prima volta che sono stato qua era nel 2008, la seconda il 2011. De fiecare dată mi-a făcut deosebită plăcere. E ogni volta mi ha fatto gran piacere di essere qua. Pentru cei care nu mă cunosc, numele meu este Paul Dorneanu, președintele Quelli che non mi conoscono, mi chiamo Paul Dorneanu e sono il presidente del RUFON Rumeni. Anul trecut ne-am făcut o prezentare pe larga supra pădurii Paci. L'anno passato ho fatto una presentazione larga su una foresta che si chiama la foresta Paci, in Transilvania. Probabil la nivel internațional România în domeniul OZN este cunoscută pentru această poză. E posibil că la România e cunoscută a nivel internațional cu această foto în ceea ce riguarda il campo del UFO. Ea a fost făcută în anul 1968. Questa foto è stata scattata nel 1968. Și anul trecut am avut o prezentare pe larg în care am demonstrat că această poză. Scorso ho presentato in modo dettagliato questo caso. Aceasta este analiza pe larga cazului pozei făcute la fotografie. Questa è l'analisi dettagliata della foto
Pădurea, del caso che riguarda questa foto. Pădurea Baciu se află exact lângă orașul Cluj. La foresta Baciu è situata vicino alla città di Cluj, è una grande città universitaria e la ex capitale della Transilvania. Iar această lucrare, practic, demonstrează cum fotografia a fost prelucrată în laborator. E questo dettaglio qua ci fa vedere come è stata fatta la foto. Noi am făcut analize suficient de multe, astfel încât abbiamo fatto enesime analisi su questa foto. Să putem fi siguri de faptul că pozele care au fost făcute sunt false. Queste foto che sono state fatte sono false. După cum puteți vedea, de exemplu, obiectul 2.1 și 2.2 de același obiect. Come potete vedere, l'oggetto 2.1 e 2.2, in questi due casi si tratta dello stesso oggetto. Doar că poziția lui a fost inversată. Solo che la posizione a rovescio. Probabil că există suficient de multe motive ca la vremea respectivă. E probabil că există suficientemente di motivi come che nel periodo ca această poză să fie falsificată pentru a distrage atenția di falsificare una foto del genere per attirare l'attenzione in un altro senso. De a distrage atenția de la problemele sociale. L'attenzione dai problemi sociali esistenti. Să nu uităm că în perioada respectivă România era sub conducerea comunistă. Non dobbiamo dimenticare che in quel periodo la Romania stava sotto il comunismo. Și câteva luni mai devreme, în primăvară, a avut loc o revoluție, quella di Praga. Și exista și un risc destul de mare ca și în România să existe o astfel de revoluție. Exista un risc abastanza grande che scoppiasse anche in Romania un fatto del genere. După cum puteți vedea, această analiză este foarte avansată. Come potete vedere, questa analisi è andata molto avanti. Și a fost făcută împreună cu specialiști în domeniul fotografiei. Ed è stata fatta da specialisti del campo della fotografia. Totuși, pădurea Baciu este destul de renumită și pentru alte mituri. Però questa foresta Baciu è famosa anche per altri miti. Noi ne-am ocupat de-a lungul anilor de durante gli anni ci siamo occupati di indagare le cose che succedono là. Vreau să vă arăt câteva poze care v-au apărut de foarte mult timp. Vi voglio fare vedere alcune immagini che sono apparse da tempo. Aceste imagini sunt toate din aceea zonă din pădurea Baciu. Queste sono le foto che sono della stessa zona, della stessa parte della foresta Baciu. Per esempio questa fotografia. Deci putem vedea foarte multe obiecte, nu este decât un defect de dezvoltare. Dove vediamo tanti oggetti volanti, però non è altro che un difetto allo sviluppo della foto. La fel ca și pozele următoare. Come anche le foto seguenti. Majoritatea sunt defecte în procesare, hanno difetti dallo sviluppare delle foto. Și probleme cu filmul. E problemi dell'ulino. De exemplu, în această poză s-ar putea să fie chiar o operetă de la aparatul foto. In questa foto ciò che si vede è sicuro anche come una un nastro di quello dell'apparecchio suo. Ancora un esempio. Una sovraesposizione del rullino fotografico. Aceste immagini au creat un mit în jurul pădurii Baciu.
Tutte queste foto hanno contribuito a creare un mito intorno a questa foresta pace. De aceea noi am alocat foarte mult timp investigația acestei păduri. E perciò che noi abbiamo investito tantissimo tempo per indagare in questa foresta. Și aceasta este pădurea în sine. E questa è la foresta così. Este într-adevăr o pădure foarte stranie. E davvero è una foresta abbastanza strana, abbastanza strana. Și probabil că nu se vede în această fotografie, în această imagine foarte bine, dar toată pădurea este aplicată la un destul de considerat. Non si vede bene in questa immagine, però tutta la foresta si trova inclinata su un terreno inclinato abbastanza. Și există și alte foarte multe ciudățenii, precum copaci care sunt împletiți. Si trovano anche altre cose rare o strane, come alberi che sono come intracciati. Împletiți precum ADN-ul de la ora. Intracciate addirittura assomigliante con il DNA delle persone. In ultimi 10-15 anni abbiamo primito nenumerate negli ultimi 10-15 anni abbiamo sempre ricevuto relazioni o rapporti di là. Non ha parlato sempre del fenomeno UFO. Non sempre sul fenomeno UFO. Da sempre su fenomeni connessi, possiamo dire addirittura paranormali. Questi sono gli alberi, alcuni alberi un poco strani. E si vede che crescono così intracciati. Dar noi am continuat investigațiile, noi abbiamo continuato con le nostre indagini in questa foresta. Acesta este un pădurar. Questo è un forestiere. Care a fost pădurar la pădurea Baciu între anii 1976. Lui a lavorato là tra gli anni 1976 până în 1997. Fino nel 1997. Interviu a fost realizat în 2009. Abbiamo fatto questa intervista nel 2009. Și acest pădurar a murit la câteva luni după interviu. E dopo alcuni mesi dalla intervista fatta è morto questo om. Cu ce ne ajută declarația acestui pădurar? Con che ci ha aiutato la dichiarazione, la deposizione di questo forestiere. Pentru că el ne lămurește cu foarte multe la miturile acestei păduri. Perché lui conosce e ci fa sapere tanti di questi miti che girano intorno a questa foresta. Ce este foarte important că acest pădurar nu a văzut în cei 21 de ani de când lucrează acolo. Nei 21 ani da quando ha lavorato in questa foresta, lui non ha mai visto. Nu a văzut niciunul dintre fenomenele care s-au zvonit. Nessuno, però nessuno dei fenomeni sui quali si parlava sempre. De asemenea, spune că pădurea a crescut în mod natural, regenerându-se. E sostiene anche che la foresta è cresciuta regenerandosi, però in modo naturale. Și explicația dânsului pentru copaci inclinați. E la sua spiegazione per questi alberi cresciuti un poco strano. Este lipsa luminii. E a causa della mancanza di luce. De asemenea, neagă că în această pădure s-au făcut aplicații militare. Altrimenti anche che in questa foresta hanno avuto luogo aplicații militare. Dar s-au făcut aplicații militare într-o altă pădure vecină și am să vă arăt mai târziu. Però hanno fatto aplicații militare in un'altra foresta vicina. Ve la farò vedere adesso. Iar ceea ce este foarte important că în cei 30 de ani de când se află acolo. Ce este important că în
30 ani, quasi, in cui si è trovato là. Nimeni nu a contactat acest pădurar să afle și povestea lui. Non ha contattato nessuno questo uomo per sentire anche la sua storia. Un lucru care interesant care s-a întâmplat în anul 1993. Una cosa interessante che è successa nel 93. Într-o pădure vecină cu pădurea Pacii, tot de lângă Cluj. È successa in una foresta vicina a questa, o confinante a questa foresta, vicino alla città di Cluj. Un fenomen care foarte ciudat în această pădure. Era un fenomeno molto strano in questa foresta. Aceste imagini au fost filmate de către armată. Queste immagini sono fatte dall'esercito. Și undeva în această pădure s-a întâmplat un fenomen straniu. E in un posto qui in questa foresta è successo un fenomeno molto strano. Mai mulți copaci au fost retezați. Tanti alberi erano come tagliati le și o substanță de o culoare portocalie, maronie. E una sostanza di colore un poco arancione, marrone. A fost găsită pe scoarța copacilor. È stata trovata. È stata trovata sugli alberi. Armata nu a mai făcut declarații de la difuzarea acestui material. L'esercito non ha più fatto nessuna dichiarazione a riguardo. Și nimeni nu știe până în ziua de astăzi e exact fino ce s-a întâmplat. Non si sa esattamente ciò che è successo. Acolo, dar e un motiv în plus pentru noi pentru a ne continua cercetările. Però per noi è stato un impulso, un motivo di più per continuare là con le nostre indagini. Și noi sperăm ca până la anul să putem face mai multe cercetări. Speriamo che fino all'anno prossimo di poter fare più indagini. Pentru că noi am detectat în anumite anomalii, diverse anomalie gravitaționale, dacă aș putea spune. Per dire piuttosto gravitazionali. Unde perpendiculara Pământului nu mai aceeași cu perpendiculara din realitate. Dove la perpendiculare de la Terra non corrisponde con quella reale. Probabil că există un probabilmente esiste o atracție gravitațională foarte puternică. Eventualmente una attrazione gravitazionale molto più forte in quella zona. Cam atâta despre acest subiect. Questo volevo dire su questa foresta. Și în continuare aș vrea să trec e adesso vorrei passare la un alt subiect care a fost foarte mediatizat și foarte cunoscut în România. È stato molto mediatizzato e molto conosciuto in Romania. Dar pe plan internațional s-a vorbit mult prea puțin. Però su piano internazionale si è parlato troppo poco di questo. Este vorba de ceea ce s-a întâmplat la Arad. Si tratta di ciò che è successo a Arad. Un oraș din vestul una città nord-est della Romania. Și care practic ce s-a întâmplat în anul 1994, au apărut niște cercuri imense lângă oraș. E ciò che è successo nel 94, che vicino alla città sono apparsi questi cerchi. Ce s-a stat? Este o imagine aerină. Questa è una immagine fatta dall'aereo. Pe scurt, ce s-a întâmplat? Brevemente, cosa era successo? Într-o notte de iunie. In una notte del mese di giugno. Un cioban ha avuto un pastore. O întâlnire de gradul 3. Ha avuto un incontro del terzo tipo. Iar una dintre nopțile următoare. E in una delle notti successive. A avut și acest cerc. E apparso questo cerchio. În plus, față de aceasta, există multe alte raporte a diverselor fenomene strane.
Di più in questo, in questi giorni, in quei giorni là, sono successe anche altri fenomeni strani. Ceea ce este foarte important de remarcat este această conexiune. Ciò che è importante di dire è questa connessione. Între această întâlnire de gradul 3 și 5. Tra questo incontro del terzo tipo e l'apparizione di questo cerchio. Ceea ce aș putea spune chiar la nivel internațional. Ciò che posso dire addirittura a livello internazionale. În acest caz este un unicat. È un caso unico. Pentru că de foarte puține ori s-a întâmplat ca perché poche volte è successo ca o întâlnire de gradul 3 să fie pusă în che un incontro di terzo tipo sia messo in, in connessione invece con un cerchio del genere. La vremea respectivă s-au făcut foarte multe investigații. In quel periodo si hanno fatto tantissime indagini. Din păcate eu n-am putut să fiu acolo fiind prea mic. Mi dispiace di non essere stato là perché a quel, in quell'epoca ero troppo piccolo. Inclusiv armata a făcut investigații. Inclusivamente l'esercito ha fatto indagini su questo. Toate dovezile care m-au fost prelevate de armată. Tutte le prove che sono state prese di là la parte dall'esercito. Au dispărut și sunt sparite rezultatul analizei. E non abbiamo mai saputo i risultati delle analisi. Dar cel puțin din punctul de vedere al radioactivității. Però almeno dal punto di vista della radioattività. Infestări chimice. Hanno avuto luogo infestazioni. Nu au existat contaminazioni, grazie. Nu au existat contaminazioni chimice. Nu a existat niciun fel de contaminare solului din acest punct de vedere. Da questo punto di vista, però, la terra non è stata contaminata. Ce este foarte important de ciò che è importante di dire ancora? Acesta este ciobanul. E questo è il care a avut întâlnirea de gradul 3. Che ha avuto il incontro del terzo tipo. Și el a avut o un fel de e lui ha avuto una specie di di mantello, esatto. Care în momentul ha avuto în care a avut momento in cui această întâlnire de gradul 3 ha avut luogo questo incontro del terzo tipo a existat un curent foarte puternic si è prodotto una corrente d'aria molto molto forte care a smuls această jachetă che gli ha strappato questo mantello și a fost portata până aproape de obiect. È stato ha volato il mantello fino molto vicino all'oggetto. El a putut vedea cum acest OZN care avea o dimensiune de peste 50 de metri. Lui a visto come questo UFO che aveva una dimensione di fino a 50 metri. Să vadă două entități ieșind ha visto uscendo di là dall'oggetto due entità. Și acesta este un desen făcut după descrierea ciobanului. Un disegno fatto secondo la descrizione del fatto. Adică aveau o îmbrăcăminte specială. Erano vestiti in modo speciale. Un fel de căști. Avevano una specie di cuffie. Și mai aveau și alte echipamente în mână. E avevano qualche dispositivi in mano. Și ce a putut remarca a fost un triunghi pe e ce a putut vedere mână. C'era un triangolo sul braccio. Din păcate, în ziua de astăzi este, ne este foarte greu să purtroppo, în giorno d'oggi e molto difficile per mai noi investigăm di indagare ancora su questo caso. Da, dar acesta este unul, dacă nu cel mai important però questo è uno, evenimentul OZN din România. Se no, e più importante di questo genere in Romania. Acesta este zona unde a fost localizat. Questa è la zona dove è stato
stato la località. Era immediato in vicinanza a Rashidara. E immediatamente è vicino alla città di Arad. Din păcate, unul dintre colegii noștri, purtroppo, uno dei nostri colleghi, care a fost cel mai implicat în investigarea acestui che era caso, il più, diciamo, laborioso nell'indagare questo caso, a murit în mod straniu acum un an și ceva. È morto un anno e qualcosa fa, però in un modo molto strano. Și el n-a apucat să-i ducă la capăt. E non è riuscito a portare a buon fine. Dar noi am promis că però o să continuăm această investigație. Abbiamo promesso di continuare con queste indagini. Pentru că de-a lungul anilor, perché lungo gli cei anni, care au încercat să investigheze acest caz, tutti quelli che hanno indagato su questo caso, li s-au spus de diverse persoane, fie din armată, fie de la alte agenții. Sono stati avvertiti da diverse persone, sia dall'esercito, sia da altri, să nu vorbească despre și să nu cerceteze acest caz. Di non di lasciarlo perdere e di non continuare le indagini su in questo caso. Diciamo Rita. Nu există cauze, a murit la muncă, a făcut un fel de stop cardiorespirator. Non si sa, è morto sul posto di lavoro di un stop cardiorespiratorio. Cardiorespiratorio. Questo era ciò che i medici dell'ambulanza hanno dichiarato. E dopo avergli fatto l'autopsia, dopo l'autopsia la causa della morte è stato scritto, compilato come sconosciuto. Ca să înțelegeți, era puțin mai în vârstă ca mine, undeva la 35 ani. Aveva circa 35 ani. Bun. Mai departe. Continuăm. Poate dacă o să avem timp anul viitor, o să încercăm să luăm la fața locului, să facem un mic documentar pe care să vei putem prezenta. Venire l'anno prossimo ancora, farò tutto possibile per fare delle foto, dei filmati in quel posto per vedere cosa è successo. Noi in resto abbiamo fatto anche altre investigazioni. Inoltre abbiamo fatto anche altre indagini. Foarte multe dintre acestea. Tante di queste. De exemplu, acesta este o poză chiar din orașul Cluj. Questa è una foto dalla città Cluj, dalla stessa città Cluj, la città della quale abbiamo parlato. Unde s-a observat un fenomen de dublare a soarelui. Questo era un fenomeno di luce, dunque un fenomeno di doppiamento, raddoppiamento del sole. Nu este deloc vorba despre minciunea. Dar putem spune că este un fenomen care se întâmplă undeva în stratele superioare atmosferice. E un fenomen care succede nei strati superiori atmosferici. Precum și acesta, de exemplu, este iarăși un caz pe care noi l-am investigat destul de mult. E un caz că noi ci siamo ocupati tanto. După cum puteți vedea, este vorba de, efectiv, de un avion. E come vedete, si tratta effettivamente di un aereo. Acest video este, practic, analiza noastră asupra videoului, pentru că originalul. Questo video l'abbiamo analizzato dopo l'originale. Acesta este originalul de unde nu se poate vedea. Questo è l'originale, da dove non si vede esattamente ciò che è. Ceea ce cer să zic e că noi ca organizație punem preț foarte mare pe analiza lucrurilor dovezilor. Poniamo tanto prezzo, accento, sulle investigazioni di queste cose. De exemplu, acesta este iar o mesajare video pe care am primit-o. Questa anche un video che ci hanno mandato. Cei care l-au primat erau sigur că este OZN. Quelli che l'hanno fatto erano sicuri che si tratta di un OVNI, Dar nu este altceva decât un avion, sunt dârle unui avion. Ma non è altro che un aereo.
De-a lungul anilor au mai fost foarte multe fenomene care s-au petrecut. Hanno avuto luogo majoritatea au tanti fenomeni che sono successi, però la maggioranza di questi fenomeni hanno una spiegazione. Și aș vrea să mai prezint încă o dată ceea ce am prezentat și anul trecut. E voglio presentare ancora una volta qualcosa che ho già presentato l'anno scorso. Este vorba despre acest mic care a fost lovit în anul 2007. Si tratta di questo mic che è stato urtato nel 2007. La mare înălțime de 4 obiecte necunoscute. Mentre volava ad un'altezza abbastanza grande, è stato urtato da 4 oggetti sconosciuti. Acesta este pilotul care și-a fost ferit zborului. Qui è filmato durante volo. E lui è stato ferito. Și care povestește prin ce a trecut e qui în momentul racconta ciò che gli è successo nel momento in cui el s-a aflat la o înălțime foarte mare unde păsările nu poate să zboare. Si con questi oggetti. Si incontrava ad un'altezza molto grande. Molto alto. Iar această înregistrare este de la bordul avionului. Questa è dal bordo dell'aereo. Și se pot vedea aceste patru obiecte. E si vedono quei quattro oggetti. Aparent de formă triunghiulară. Che appaiono sotto forma triangolare. Care practic nu prea avea ce să caute la înălțimea. Vorbim de o înălțime de peste 10.000 de metri. Cose che non avevano che cercare lì ad un'altezza di circa 10.000 metri. Nicio pasă nu poate. Neanche un uccello non può arrivare a questa altezza. Cel puțin una din România, din zona României. Almeno gli uccelli romeni. O altă teorie pe care o avem noi. Un'altra teoria che abbiamo. Ca răspuns la tăcerea armatei. Come risposta a ciò che l'esercito non vuole. Este vorba de o caracatiță care a fost luată de vânt din Marea Neagră și dusă deasupra României. Caracatiță. Dice che l'esercito ha detto che si trattava di un, come si chiama? Una quaglia, un animale di volo contante. Polpo. Polpo, esatto. Grazie. Di un polpo che il vento ha portato dal Mar Nero, dal Mar Nero l'ha portato a 10.000 metri di altezza. În continuare, aș vrea să-l invit pe colegul meu care... Adesso vorrei chiamare mio colega. Alex Varga. Alexandru Alex Varga. Care împreună cu el am făcut 10 ani de zile pe numărate experiențe la Pădurea Maciu. Insieme siamo stati spesso negli ultimi 10 anni nella foresta Baciu. Care este un om de încredere și e una persoană de fiducia că mi-a ajutat tantissimo per le mie indagini și analizele foto video pe care le analizi foto e video che effettuiamo. Și el are să vă prezinte o analiză video a unui caz din e lui vi presenterà un'analisi di un caso cu un video proveniente dalla Germania. Precum și o întâlnire de gradul 3, lucimele avizate, dar care nu are tanto mediatizată, però con tanto mediatizată, però con una certa importanță. Bună seara! Bună seara! Cum deja știți numele meu? Già sapete come mi chiamo? Posso vi spun pentru început că sunt vi dirò all'inizio che sono estremamente geloso sui colleghi di Italia. Sui colleghi dall'Italia. Hanno tanti casi ufologici. Și nu mă miră pentru că e o țară foarte frumoasă și se pare că le place chiar și cartele. E non mi meraviglio perché è un paese molto bello e gli UFO vengono con piacere. Din păcate, purtroppo suntem prea mulți investigatori și prea puțini extraterestri acum.
Nel momento siamo troppi indagatori e troppo pochi UFO. E ciò che ci resta per noi è di prendere i casi vecchi, di riprendere e di analizzarli, i casi che sono già stati documentati abbastanza all'epoca relativa. E adesso, con vostro accordo, andrò di presentarvi un rapporto, una relazione su un incontro di terzo tipo perché mi sembra molto rilevante. Este vorba de un tribunal care s-a petrecut în 15 noiembrie 1979. Si tratta di un evento successo il 15 novembre 79. Undeva în nordul României. In un posto nel nord della Romania. Ca și martor. Come testimoni. Avem 25 de copii. Abbiamo 25 bambini. Tra 7 e 10 anni. Tra 7 e 10 anni. 5 fete, 5. 5 ragazze. Și o doamnă care a avut studierea aproape de locul formației. Una donna che aveva la sua casa vicino a questo posto dove è successo, è apparso questo fenomeno. O să-mi permiteți să citesc raportul așa cum s-a făcut la vremea respectivă, pentru că vorrei leggere la relazione o il rapporto così come è stato fatto all'epoca, perché mi sembra che è molto rilevante. Evenimentul a avut loc în seara zilei de 15 noiembrie 1979. L'evenimento ha avuto luogo alla sera del 15 novembre, lo leggo io qua. Che non vedo che è scritto così piccolo. Dove comincio? Dunque, l'evento ha avuto luogo il 15 di novembre del 79, circa intorno alle ore 17. È stato un pomeriggio molto bello, di autunno tardi, un gruppo di bambini, la maggioranza bambini delle classi 7 fino 8, sono andati a giocare in un posto che si chiama Cripta do Fiumi, che si trova vicino a una collina, la collina Bobeca. A un certo punto della direzione nord-sud, nel senso del dialogo della collina Bobeca, hanno visto un corpo luminoso di diametro di un metro e lungo circa 12 metri, di colore bianco latte, così. Questo si spostava con una velocità abbastanza grande, senza produrre alcun rumore, e veniva verso terra. I testimoni, indipendenti uno dall'altro, hanno indicato che nel momento in cui il oggetto si trovava all'aria non irradiava nessuna luce, era però illuminato all'interno. La prima impressione dei bambini che si trovavano su quel posto era come che quell'oggetto era caduto sopra la collina Bobeca, una collina coperta di vegetazione secca e di alberi. Si deve osservare il fatto che l'evento strano è stato osservato dai bambini da una distanza di circa 300 metri, e avendo condizioni di visibilità quasi perfette.
nel momento in cui l'oggetto è sparito dal campo loro, dal loro campo visuale, questi sono corsi verso la collina. A circa 100 metri si sono fermati, affascinati di ciò che hanno visto davanti agli occhi. Apparentemente, dietro della collina è apparso un obiettivo. Non un solo oggetto, bensì due della misma grandezza illuminate all'interno. Queste con una velocità più ridotta hanno fatto un giro intorno alla collina e poi sono atterrati lentamente tra un albero, uno con prugne e uno di noci. Nella parte ovest, su un terreno inclinato tra 55 e 60 gradi. Oddio. Hanno visto anche piccoli omini. Scusatemi perché non l'ho letto, è descritto così piccolo e come sono vecchia non vedo. Scusatemi, solo un passaggio. Non ha scritto così piccolo. Poi non so di che si tratta, ma che si può leggere in memoria. Dopo l'atterraggio questi due oggetti hanno cessato di essere illuminati. A pochi metri dalla terra, all'interno di ogni oggetto, sono apparse scale su quali sono scesa, su ogni scala scesa, un essere umanoide, alto circa 80 cm, alti circa 80 cm, vestiti in qualcosa di argento, di color argento. Questi esseri umanoidi hanno cominciato di darsi da fare, di far qualcosa alla base di questi due oggetti. I bambini curiosi hanno preso un po' di coraggio e si sono avvicinati a alcune decine di metri. Questi esseri strani hanno visto questo e ognuno di loro è ritornato nell'oggetto da dove era uscito prima. Istantaneo i due oggetti si sono illuminati, si sono alzati a circa 10 metri dalla terra e da una distanza di 5 metri uno dall'altro, senza nessun rumore, si sono alzati andando verso Sieu Cristo, un'altra località. Această observație a mai fost făcută și de grupul de fete de care am amintit. È stata fatta nello stesso tempo anche di un gruppo di ragazze care veniva di stato Vicente José. Era un gruppo di ragazze che venivano a piedi da un villaggio vicino, venivano a piedi da un paesino vicino. Interessante in caso ora questo fatto. È interessante nel loro caso il fatto che atunci când s-au apropiat de colina respectivă, quando si sono avvicinate a questa collina, au simțit un val de căldură neobișnuită pentru acea perioadă și acea oră. Hanno sentito come una onda di calore che non era abituale per quell'ora e per quel
cu la temperatura per quella stagione. Din fericire am reușit în urmă cu 2 săptămâni. Però per fortuna siamo riusciti se due settimane fa di contattare uno dei testimoni che era presente là e questo bambino aveva all'epoca 9 anni. Din păcate scrisoarea e tot în română. Scrisoarea primită de lui tot în română. Ho ricevuto da lui una lettera scritta in romeno e non mi vuol far arrabbiare me. Pentru că spune același lucru cu câteva detalii. Che dice esattamente le stesse cose, in dettaglio. Dintre care vreau să amintesc doar faptul. Solo voglio ricordare il fatto. Că atunci când s-au apropiat ca să vadă ce se întâmplă cu acele obiecte și cu muriții. Che nel momento in cui si sono avvicinati per vedere con curiosità che succede con quell'oggetto e con quei omini. Au simțit ceva ciudat. Hanno sentito qualcosa di strano? Come se una forza, una certa forza, non gli avesse permesso di avvicinarsi di più a questi esseri. In modo del tutto intemperato? In modo completamente casuale? La scurtim după aceea. Dopo breve tempo da questo. Colina respectivă a fost nivelată cu buldozerul pentru a face loc în locul. Questa collina è stata tolta di un bulldozer per fare per permettere un campo agricolo. Il rapporto fatto di cei care au investigat cazul al momento respectiv. Il rapporto che hanno fatto quelli che hanno indagato il caso all'epoca. In 3 esemplari. L'hanno fatto in 3 copie. S-a pierdut unul dintre ele la serviciul de securitate. Uno si era perso nell'ufficio della securitate del servizio segreto dell'epoca. Unul la armată. Una copia si è persa negli uffici dell'esercito. Și unul dintre ele s-a pierdut un bilet primului secretar al Dicasiului care conducea zona respectivă. E una terza copia è stata persa nell'ufficio del primo segretario, quello che conduceva le faccende. Cei care au investigat cazul erau quelli che hanno indagato il caso. Unul profesor di scienze naturale. Era un professore di scienze naturali. E l'altro era il capo di un circolo, un cerchio di fotografie. Un giudice. Dalla provincia. Della provincia. O del distretto. Purtroppo quello che era fotografo è morto dopo poco. Non siamo riusciti a parlare con lui. Rămânând doar cu această mărturie a celui care a participat atunci. Siamo rimasti solo con la testimonianza della persona che era presente o ha partecipato all'evento. Și pentru că v-am plictisit destul cu protecția. E perché vi ho detto abbastanza storie. O să vă prezint o analiză pe care am făcut-o. Vi presento un'analisi che abbiamo fatto. În urmă cu 4 ani de zile, pentru un prieten în Germania. 4 ani fa, per un amico tedesco. Titlul pe care a dorit să-l spună a fost bateria celor 2 sfere. Il titolo che voleva lui mettere a questo evento era la battaglia tra due sfere. Questo che avete visto adesso, fino adesso, era il video originale. Adesso abbiamo il video filmato con una riduzione di 25% della velocità. Ce pot să vă spun? Che vi posso dire? Sunt 2 obiecte. Sono due oggetti. La casetta celui intitolat UFO 1. E sopra quello che l'abbiamo intitolato UFO 1. Nu am reușit să mă pronunț. Non vorrei dire, non mi vorrei pronunciare. Cel care este intitolat UFO 2 și care apare. Quello che l'abbiamo intitolato UFO 2 che apparisce e sparisce. Este cu siguranță un avion de vânătoare. E sicuro un aerocarro. Care pare a fi urmărit. E sembra come se fosse seguito di quello UFO 1.
se vedea forma de avem posto sulla domanda. Lo vedrete poi, si vede che è un alieno. Din păcate, filmarea a fost făcută pe casetă VHS. Purtroppo il filmato è stato fatto su una casetta VHS. Așadar, calitatea e la sfârșit. E la calitatea non è molto buona. Am aplicat diferite filtre și aplicato diversi filtri e abbiamo utilizzato diversi procedimenti per indagare o per analizzare queste immagini. Dar nu am reușit să-mi dau seama ce trebuie. Però non sono ancora riuscito a sapere che oggetto è l'UFO1, di che oggetto si tratta, all'UFO1. Ceea ce vedeți pe ecran este una și aceea secvență. Ciò che vedete sullo schermo è la stessa sequenza. Processato in modi diversi, perché non c'è stato. Processato solo in diversi modi, perché ho provato di rilevare o di evidenziare questi oggetti. Là si vedeva la forma della. Vă invit să urmăriți în continuare celebritatea pe care am încercat să vedem ce ar putea să fie. Di vedere, magari, possiamo dire, di che si tratta. Acest video a fost analizat. Questo video è stato analizzato. Și de Johnny Anonymous. Anche di Johnny Anonymous. Cei care sunt în America. Quelli che si occupano di queste cose sicuro hanno già sentito dire questo nome. Care la rândul meu s-a putut pronunța asupra. Neanche lui non si è potuto pronunciare sull'oggetto UFO 1. Există câteva segmente în care am încercat să. Esistono alcune sequenze dove ho provato di ridurre il più possibile la velocità. Ci s-a aplicat un zoom foarte puternic. E abbiamo applicato un zoom molto forte per vedere cosa sono. Aici, pe acest monitor, lucrurile nu se văd atât de bine. Se vede foarte bine. Un moment, un attimo, si vede că e un aer. Pe un monitor pe care se face editarea, lucrurile arată mult mai bine. Dar cu toate acestea nu dai seama ce ar putea să fie. Si vede meglio, però, con tutto, con tutte queste cose, non si vede, non puoi renderti conto di che si tratta. Cel care a filmat. Quello che ha fatto il filmato. Nu a văzut decât subiectul UFO 1. Non ha visto praticamente che l'UFO 1. Care a stat atenția. Questo oggetto gli ha attirato l'attenzione. Cel de-al doilea obiect nu a văzut decât. Il secondo oggetto è apparso soltanto. La meditat și am aplicat diferite filtre. Dopo aver applicato diversi filtri sull'immagine. Ceea ce mi face să fie. Ciò che mi fa di affermare. Obiectul UFO 1. L'oggetto UFO 1 aveva o dimensiune, aveva una dimensione mai mare decât a un aereo caccia, più grande di un aereo caccia, care este cel intitolato UFO 2. Mi riferisco all'UFO 1, l'altra aereo. Aici se vede chiar qui foarte bine, si vede că, molto bene. Că avem silueta, si vede bene che si tratta di un aereo. Però quell'altro oggetto è sempre rimasto alla stessa forma, rotondo. Filmul nu a fost disponibil decât pentru puțină lume. Questo film è stato disponibile solo per poca gente. Io l'ho primito come test. Io l'ho ricevuto però solamente con la condizione di lasciare il copyright lì sopra, dove c'è scritto 2500 giorni. E senza avere il diritto di modificare qualcosa sull'immagine originale. Qui può darsi che si vede un po' meglio che si tratta di un aereo caccia. Credo che sono momenti dove si vede bene, ma si vede bene. Purtroppo la camera video non mi permetteva la risoluzione molto buona, per
permettermi di care să permită o imagine detaliată a acelor obiecte. Di fare una immagine dettagliata di questi oggetti. Și aceasta e o dată imagine, secvența originală, așa cum. E adesso vi faccio vedere ancora una volta l'originale, così come l'ho ricevuto. Vedete, l'oggetto è molto, molto luminoso. Dal mio punto di vista, un oggetto volante non identificato. Resta un oggetto volante non più identificato. Io non mi molto. Vi ringrazio tantissimo. Rivederci nelle stesse condizioni nel prossimo anno. Ci può dire che sono dice fine estraterrestre con noi. Speriamo di poter portare con noi anche un extraterrestre. Buonasera.